Scegli, Luca, pulito o sporco? Ma che domande, ma è ovvio, no? Ma tu, che strane queste scelte. Io sceglierei sempre il pulito, deve essere tutto ordinato. Ma smettila! Ma tu ti fai gabbare da queste da queste risposte super facili. Non è che il pulito è sempre buono, capisci, Luca? Quindi... Come no? Ma poi adesso ci sono i virus, bisogna pulire tutto, bisogna disinfettare, bisogna... E questa è la ragione per cui lo scelgo! Ciao! No! Oddio! Oh no, 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 un po' di problemi qua però! No, io non ci voglio scendere nello sporco! Ah, guarda cosa mi hai condannato, ma chi sono questi? Vabbè, saranno dei noob appassionati di sporcizia, Luca, ovviamente! Ma poi Espi, ma che diavolo... Cosa succede da te? Perché ci sono tutti quei virus? Ci sono delle casalinghe che stanno dicendo che sto sporcando tutto! Ma non dovrebbe essere pulito? L'ho capito. Ma aspetta, là c'è dell'igienizzante. C'è tipo un qua tubo in cui entrare. Guarda, sicuro non c'è dell'igienizzante. Guarda dove sono finito. Sono entrato! Fa schifo qui, però non c'ho niente da fare. Non mi devo mica preoccupare delle casalinghe o altro. Aspetta, ma ora che mi ci fai pensare, c'è qualcosa di strano. Oh no, Luca, guardami! Sono diventato una casalinga anch'io! Ah, che carino! Però non mi attaccano più, almeno sono diventato una di loro, Luca! Uccidi quei virus! Vieni a guardare pomeriggio 5 con me, vero, poi? Vai via, non ti voglio più vedere! Oh, che spettacolo! Ho trovato anche cose in cui pulire mocio vileda, penso, quello che è, non lo so come cosa siano ste robe! E a quanto pare anche un bel po' di acqua per disinfettare. Mi sa che è questo che devo fare, Luca. Come te la stai cavando tu con la tua struttura? Guarda, l'ho quasi finita, l'ho chiamata Espi. Ma non ha nessuna forma, è tipo un ammasso di schifo. No, è polifunzionale. Ora mi hai convinto, me la vendi come casa. Aspetta che faccio un po' di pulizia, estermino un po' di virus. Brucia. Maledetta sta cosa. Beccatevi questo virus. Dove lo posso piazzare? Oh no, anche la casalinga ho preso. Signora casalinga. Mi sa che ho bruciato anche la casalinga con la mucchina. Espi, vuoi un po' di terra? Ma no, grazie, ho già i miei problemi da risolvere. Lei vuole un po' di mucchina, signorina? No, non volevo fare. Guarda che ho fatto pulizia anche di casalinghe qua. Guarda che fontana, guarda. E guarda che leva! A quanto pare devo sterminare anche le casalinghe. Ma scusa, io ho fatto la costruzione più bella di tutte. Tu, dammi il mio premio. Ma sei già sceso? Oddio! Oh, finalmente ho tolto la mucchina e posso andare avanti. Guarda che c'era qua. Ma tu l'avevi visto questo? È mimetizzato a quanto pare. Cos'è? Buon è un noob. La tua costruzione è la più bella e mi dà la leva. Ma scusa, ma fatti vedere prima. E verso la prossima. Prossima scelta. Oh, davvero, fammi uscire da sto schifo. Ho fatto, mi sa, un disastro. Perché un po' di acido è andato anche dal gatto. Sei fuori di testa. Adesso cosa c'è da scegliere? Maiale? O gatto? Mio! Gatto? Ma come? Ma non puoi scegliere così all'improvviso! L'hai fatto anche te prima! Disgraziato, mi hai mandato... Vabbè, ma dai, non sarà così male! La parte... Il maiale! Ma è sporchissimo! Buona fortuna, Espi! Vabbè, tu buona fortuna, guarda che gatti spastici che c'hai là! Ma che espressioni hanno? Sono stranissimi! Che dici? Sono carinissimi! Perché c'hai un porco lavaggio? Aspetta! E com'è un'insegna così provocante? Aiuto, quei topi maledetti hanno rubato tutto il latte e ora non ho più niente per i miei gattini. Ma l'aiuto io, signorina! Dove sono? Ma guarda che, Luca, ci sono comunque le tane lì, le vedi? Ai lati! Penso che lì stiano i topi! Vabbè, grazie, io come ci entro? Mi serve del formaggio, li devo attirare fuori! Beh, mangiane un po', che ti devo dire? Guarda, non sopporto la sporcizia. Ci sono un sacco di persone, tutte snob, che non sopportano un po' di sporcizia. Mi sa che devo... Ma ci credo, li capisco, guarda che schifo. Devo liberarli dai maiali. Magari mi ricompensano con la leva per andare avanti. Allora, facciamo una bella cosa, maialini. Seguitemi verso il porco lavaggio. Cosa ne pensate? Venite qua. Camerino di prova per i gatti. Mi hanno attaccato all'influenza suina, qualcosa del genere, non lo so! Stop! Espi, devi farti arrabbiare! Sono avvelenatissimo! Luca, non pensare a me, vai avanti! Mi sa che mi devo cambiare in un gatto! Ma come un gatto? Io ci provo! Ho paura! Vado! Vai! Vabbè!
Ma altro che ragazza gatto, sei un gattino vero e proprio, Luca! Sono bellissimo! Bellissimo è una parola grossa! Miau! Ah! Ma i porci! Guarda, posso infilarmi qua dentro, espite! E te in mezzo ai porci! Andati, quindi... dai, vai, dai! Uno è andato! Ma io potrei stare qua tutta la vita! Devo andare a prendere sti topastri, siete qua dentro? Miau! Eccoli! Ah, vieni qua! Disgraziato! Guarda che mordono! Aia! Aia! È certo che mordono, ti pare? Oh, eccolo! Ho preso il latte! Ho preso il latte! Oh! Bravo! Oh! Dai, oh no! Ho buttato quasi un signorino! Un signore del porco lavaggio! Ma come tre? Ma devo andare da tutti i topi? Ma che missione suicida! Nel frattempo? A me è comparso il re! Un re porco qua! È una roba stranissima! Salve! Ma che gentile! No, Espi, sono finito in un labirinto dei ratti! Oh mio Dio, sono tantissimi! Chi ce l'ha? Il latte! Eccolo! L'ho trovato! Sì! Questo è rosso, Espi, ho un po' paura! E vacci dentro, che sei un gatto lento! Io ho la leva da mezz'ora, dai, su! Ah! Ma che diavolo è sto coso gigante? È più grosso di me! Oh, l'ho fatto fuori! Era una mezza pippa! Beh, sicuramente, anche se ha urlato come una femminuccia tutto il tempo! Dai, fammi... Io sono già la scelta successiva, Luca! E i porcellini si sono lavati per bene, guarda che carini che sono! Ma che schifo, guarda lì, c'è il tuo, la tua scelta! Cosa la mia scelta? Abbiamo muffa contro... Acido? Acido! Aspetta! Aspetta, io questa la scelgo, anche se no, mi fa schifo la muffa! È meglio che l'acido, in effetti! Guarda che roba! Vado a vedere... Ah! Oh no! Ma che bello, ma è pure una piscinetta lì sotto, Luca, perché non ti fai un tuffo? No, là mi sa che c'è la botola, però non ho la leva, non so dove sia. Vediamo, qua. Sì. E te, scusa, come fai a attraversare tutta quella muffa? Hai ragione, sono lentissimo con le mie manine da casalinga a spaccare la muffa. Lo so, lo so. Vabbè, vediamo cosa c'è qua. Ma ho la leva! Ho trovato la leva. Ma che bella cosa. Sì, la cosa. Botola l'hai trovata? No, che non l'ho trovata, ma è inutile che mi fai notare queste cose ovvie, Luca. Tu invece hai trovato un modo per raggiungere il buco, sempre. Aspetta, ma qua c'è un buco. Guarda che roba! Oh, dammi la leva! No, ti do la leva. Aia, maledetto assassino! Mi hai fatto cadere in un buco! Sei spacciato, quanto si rompe lentamente la muffa! Buona fortuna, infatti, Espi. Te l'ho detto! Però mi serve la leva. Maledetto. Io ti do la leva e tu cosa mi dai in cambio? Ti do la leva per niente, scusa. Mi dai i pantaloncini, mi dai le bretelle. Cosa dai in cambio? Ti posso dare un pugno, un po' d'acido? Aspetta, te lo do io, pugno! Oh, attenzione, estremamente corrosivo. Guarda, vieni qua, che ti do la chiave. Ah, assassino. Aspetta, non è male come idea. No, Espi, ti do un po' di secchietti. Ma non buttarli sotto. E io non ti do la leva. E non ti do la leva, e ti attacchi, e ciao. Ah, li ho recuperati tutti, maledetto. Adesso però fammi risalire in qualche maniera, perché... Stavo pensando una cosa, e se io ti dessi un po' della mia muffa per riuscire a costruire un ponte e arrivare fino a lì? Vabbè, anche in effetti, lì c'è la botola sicuro, ma mi serve sia la leva che un ponte. Ne hai un po'? Ho giusto tre pezzi, dimmi se te ne servono altri. Uno, due, tre, e leva. O se cado nell'acido ti arrangi, ti attacchi proprio. Allora, senza che qualcuno mi butta nell'acido... Tu l'hai trovata l'uscita? Non lo so, sto scavando grazie al tuo acido. Dai. Vediamo se riusciamo a trovarla. Io sono arrivato, questa volta ti ho battuto sul tempo. Ma porca miseria, aspetta che sto provando a scendere. Vediamo se riesco a trovare, dai, qui sotto deve essere per forza qui sotto. Oh, guarda cosa ho trovato invece. Oh, mi sa che ho trovato l'uscita, Luca. Boom, maledetto. Hai messo la buffa sotto. Ops, mi è scappata. Ok, abbiamo casa nuova. Ti lascio decidere questa volta. Oddio, in realtà baracca non è il massimo, Luca. Allontanati da quella scelta. Allontanati subito. Maledetto. Ogni volta lo fai, ogni volta. Mi tocca prendere la baracca e un cuore in me. Dove sono? C'è un barbone qui. Bello di lì, Espi, devo dire. Oh no, la baracca sta andando a fuoco, Luca. Oh no. Di qua invece è tutto così tranquillo e sereno. Porca miseria, devo sbrigarmi. Prima che vada a fuoco tutto quanto. Salve, signorina. Ho cercato di fare tutto simmetrico, ma ci sono tre cose che mi disturbano. Espi! Che c'è? Non puoi capire. Sono in una stanza non simmetrica. Oh no, pensa che la mia stanza sta andando a fuoco. Pensa chi sta bene e chi sta male. Ah, barbone! Ah, oddio, santo. Ah!
Ah, cosa ci fai te qua, stupida paperella? Via di qui! Ah, vediamo se... Ah, sapevo che c'era un nascondiglio! Eccomi qua, Luca! Sono uscito dalla baracca in fuoco! In fiamme! Salve. Sto cercando le differenze io, che è molto pericoloso! Cos'è che vuole qua? Fa il tuffo carpiato del barbone! Luca, conosci il tuffo carpiato del barbone? Cosa vuol dire? È quello del fuoco! Oh no, devo tuffarmi nella lava? Che? Speriamo che vada a finire bene. Io vado! Ah! Ah! Wow! Io ce l'ho fatta, Luca! Oh, e cosa abbiamo qua? Family friendly? Luca, tu come stai messo nel frattempo? Hai fatto sta roba oppure no? Ho finito, boscendo! Contro proibito? Voilà! Ah, complimenti, ma sei Houdini! E allora, Luca, ora che sei tornato, abbiamo il proibito... contro il family friendly. Aspetta. Cosa vuoi scegliere? Sono abbastanza indeciso. Ricordati che è sporco e pulito. E allora io vado qui dubbio. Chissà cosa c'è da quell'altra parte. Ok, meglio non sapere. Vado giù, occhi chiusi. Oh mio Dio. Bravo. C'è qualcosa di interessante? Oh mio Dio, vedo dei signori là. Meglio che non vedi. Oh no, sto intravedendo cose e preferisco evitare. Cos'è sta cosa? Perché c'è un palo? Oh, un palo, Luca. Fai attenzione al palo, non si sa mai dove possa finire. Allora diamo un'occhiata. Stavo pescando e mi è scivolato il pesce, riesci a recuperarmelo? Ma datemi la leva, voglio uscire di qua. Cos'è sta storia? Tesoro, le banane sono in offerta speciale oggi. Aspi, guarda, sono in offerta le banane. Prendi uno, paghi due. No, prendi due, paghi uno. Vedi, così puoi prendere due banane, Luca, dai. Io nel frattempo sono un po' confuso, perché qua mi vogliono far trasformare un cartone animato, Luca. Tu accetteresti? Aspetta. Ho trovato delle cose. Posso scambiare l'anello con una bella... biscotto al cioccolato. Guarda qua cosa c'è. Ci sono pure le nuvole che nascondono degli oggetti, mi sa. Salve. In realtà sta piacendo anche a me, devo dire. Sono simpatici, signori. Ti sta piacendo anche a te, ma va bene, non importa. Ognuno c'ha i suoi gusti, ok? Ognuno c'ha i suoi gusti. Allora, quello mi ha dato il pesce. Questo qua vuole la salsiccia. No, mi dà la salsiccia per il mio pesce. Dai, fate scambi di salsiccia e pesce. Nel frattempo io mi sa che mi trasformo. Come va da te, Espi? Che vedo che ci sono delle meduse, del jellyfish di SpongeBob. Non lo so, è una cosa strana. Mi si è svuotato l'inventario e sono diventato Spider-Man. Ma allora sono diventato veramente un cartone animato. Io pensavo di... non lo so. No, cos'è sta storia? Ero venuto fuori per... salutare Elsa, ma a quanto pare sono diventati tutti cattivi gli altri cartoni animati. Salve! Fate spazio! Aia, porca miseria! Oh, cos'è sta storia? Non è molto family friendly, Espi, buona fortuna! Per fortuna mi posso arrampicare, però! Prima era family friendly, adesso non tanto! Ma che versi fa sto Sonic? Sono caduto! Porca miseria! Guarda quanto salta! Mamma mia! Sonic, io ho preso la mia leva dal colosone che voleva due banane e una salsiccia. E gli ho dato le mie, adesso posso scendere. Se vuoi mi sono avanzati un po' di soldi. Fammi entrare. Ci sei? Io scendo. Forse ho trovato la via di fuga. Dentro il camino. A quanto pare i poteri da Spider-Man servivano. Ehi, stavo quasi per rompermi le caviglie. Siamo alla fine, guarda che roba. Ho scelto più pulito io. Ma cosa vuol dire? Io intanto sono Spider-Man, pulito. Te cosa sei? Io ho i soldi. Te hai venduto la tua dignità, Luca, nella stanza precedente. Ma che dignità? Erano tutti molto simpatici. Tutti simpatici, tutti approfittatori. Tanto non manco ti puoi arrampicare sui muri. Certo che posso arrampicare sui muri. No, vabbè. Quanto vuoi? Tutto, dammi. Dannazione, Spider-Man mi ha rapinato.